l'isola di Feaci, alla quale arrivò finalmente naufrago Ulisse, accolto da Nausicaa, era la Sardegna nuragica e Alcino era uno dei re nuragici. La suggestiva rivisitazione del mito omerico da parte di Massimo Pittau è stata al centro di un convegno che ha segnato il debutto ad Olbia del Circolo Culturale Amistade. L'ultimo libro dell'accademico sassarese, intitolato Ulisse e Nausicaa in Sardegna, propone infatti una affascinante ipotesi che parte da questa considerazione. La descrizione circostanziata e ammirata che il poeta dell'Odissea dà del popolo dei Feaci e della sua civiltà si adatta perfettamente all'importanza e alla magnificenza della civiltà nuragica della Sardegna. I reperti micenei e i talenti di rame rinvenuti nell'isola dimostrano che i greci sicuramente conoscevano la Sardegna e la sua civiltà nuragica, almeno dal XIII secolo a.C. I Feaci, inoltre, secondo Omero, venivano da terre lontane, esattamente come i nuragici, originari della Lidia, la cui capitale era Sardis. Da Sardis a Sardegna, l'isola ricca di minerali, conosciuta col nome di Vena d'Argento. Per Massimo Pittau l'isola dei Feaci è proprio quella dei Sardi nuragici. Entrambi erano popoli di grandi navigatori e se i Feaci praticavano i giochi ginnici, bronzetti nuragici, raffiguranti lottatori, pugili e cavalieri, non erano da meno. Nel racconto di Ulisse e la corte di Alcino si parla della grande abbondanza di minerali e proprio la Sardegna era tutta una miniera. Omero raccontava che nell'isola dei Feaci vi erano 13 re, compreso Alcino, e anche Pittau ha contato 13 tribù nella Sardegna nuragica con un sistema di governo cantonale, cioè federativo. Nell'isola di Tavolara si ritroverebbe poi l'elemento magico, portentoso della pietrificazione della nave dei Feaci, puniti da Poseidone per aver riportato Ulisse ad Itaca. E secondo Pittau la città di Alcino sarebbe Olbia, la descrizione dell'Odissea si adatta al suo golfo e ai suoi giardini, e proprio al fiume di Olbia, al Padroggiano, andavano con un carro, Nausicaa e le sue compagne a lavare i panni.